Buonasera da Volto News, periodico di inchieste ed antemafia. Notiziario Flash. Quello di stasera è il ministro Fainostri dentro l'inchiesta dossier e spazio culturale. In quanto parleremo di un libro, ma di un libro dossier. Il titolo è Il Casalese. Potete vedere dalla webcam la copertina del libro. Ascesa e tramonto di un leader politico di Terra di Lavoro. Postfazione Gianni Cerchia, seconda edizione. Edizione 100 autori. Gli autori: Massimiliano Amato, Arnaldo Capezzuto, Corrado Castiglione, Giuseppe Crimaldi, Antonio Di Costanzo, Luisa Maradei, Peppe Papa, Ciro Pellegrino e Vincenzo Senatore. Sul retro troviamo parte di una sentenza di condanna del Tribunale di Napoli. Possiamo leggere numero 36856/01RGNR, numero 74678/02RGGIP, Tribunale di Napoli, Ufficio del Giudice per le Indagini Preliminari, Sezione 21, Ordinanza Cautelare. Il giudice dottor Raffaele Piccirillo. E poi ci sono i nomi di Francesco Schiavone, Francesco Pidognetti, Vincenzo De Falco. È una sentenza di condanna del clan dei Casalesi. Leggiamo sul retro della copertina. Martedì 22 giugno 2010. Sul lungomare di via Caracciolo c'è un insolito fermento. Traffico deviato e automobilisti che impregano, bloccati sulla riviera di Chiaia. Si celebra la festa della Guardia di Finanza. Bandiere tricolori, alti uniformi, reggimenti schierati sotto il sole cocente, salutano l'arrivo delle autorità. Onori al sottosegretario di Stato Nicola Cosentino! Scandisce con tono di circostanza lo speaker ai bordi del palco, sul quale da poco si sono accomodati sindaco, prefetto, presidente di regione e provincia, il cardinale Sepe ed altre personalità. In seconda fila ci sono anche tutti i vertici giudiziari, a cominciare dal procuratore della Repubblica Giovan Domenico Lepore. Cosentino sfila orgoglioso, impettito e solenne sul tappeto rosso. Non sa ancora che il suo nome è già iscritto nel registro degli indagati dai PM che si occupano del clan dei Casalesi. Il reato: concorso esterno in associazione camorristica. La circostanza invece ovviamente è ben nota ai magistrati e ai generali di Fiamme Gialla, che pur per ragioni di Stato sono costretti ad accettare l'imbarazzante presenza. Il Casalese, Nicola Cosentino, meglio conosciuto in campagna con lo pseudonimo di Nick O Americano. Nicco Americano! Leggiamo. Sommario. Un politico che sognava di essere un goleador di Peppe Papa, perché Nicco Americano, quando ero ragazzo, giocava a pallone, sognava di diventare un grande calciatore.
Casalesi, un clan speciale vincente. Una casa per il pentapartito, il sole si tinge d'azzurro. La provincia di Caserta, una sconfitta subita o cercata. Uomo del destino di Corrado Castiglione. Taumaturgo cercasi, la stagione dei veleni, il tempo delle epurazioni, il patto con il diavolo, politica, affari, potere. Malvano, paradigma di una strategia errata. Spregiudicatezza e pugno di ferro, un binomio vincente, la gioiosa macchina da guerra, tutti gli uomini dell'ex coordinatore di Arnaldo Capezzuto, Gigino Cesaro, lo sterminatore dei congiuntivi, il tridente del Casalese, i sempreverdi dei New Entry, i Signor Sì, Francesca e le altre di Luisa Maradei, anche i papi alla festa di Noemi, Emanuela, tanti no e un Corecom, le gemelline sfigate, Sara Tomassi, Bartolo e i Casalesi. Silvio Simanchi, a Telecafoni, una meteorina a Palazzo Matteotti e una braciola a Villa Macrina, il partito dei fari di Antonio Di Costanzo, PDL, un parto difficile, in tandem con Landolfi, Tris di provincia, qui Napoli, qui Salerno, qui Avellino, affari di famiglia di Massimiliano Amato, benedetta sia la guerra, Silvio, un americano di Casale, inconfessabili parentele, il Remita di terra di lavoro, Sparanisi, la centrale di record, SC, la sigla dei misteri, il principe di Gomorra, il treno maledetto, Santa Lucia, non parla casalese, di Vincenzo Senatore, l'antefatto, la retorica estate del candidato governatore, l'orizzonte si tinge di nero, un bocchino per nemico, vendetta, tremenda vendetta, una vittoria a metà. Camorra di governo di Giuseppe Grimaldi, il patto scellerato, parola di pentito, Eco 4 Song Io, onorevole imputato, P3, la banda dei cialtroni, falsi dossier, la cricca del fango, colletti bianchi e anime nere, bufera su Piazza Bovio di Ciro Pellegrino, ad un passo da Palazzo San Giacomo, socialmente pericoloso, portavoce di Cosentino, De Magistris scassa tutto. Lettieri non è una mia creatura, il partito degli onesti, salvate il soldato Nick, 2012, Odissea a Montecitorio, lo strappo di Bobbo, vigilia di summit e sigarette, il giorno più lungo, epilogo, postfazione di Gianni Cerchia, indice analitico, a pagina 241. Possiamo leggere qualche passo di questo libro. Beh, sarebbe da leggervelo tutto, ma sarebbe da leggervelo tutto. Comunque, andiamo a pagina 55. Non è la trama di un film, ma ben pensarci, potrebbe anche esserlo. È la galassia del potere di Cosentino in Campania. Una ragnatela di rapporti collaudati, più legati ai vincoli di appartenenza al clan e alla terra d'origine, che non è una comune storia di militanza politica, un modello organizzativo e gestionale, che per certi versi e speculare a quello adottato da Bassolino nei quasi 200 mesi di permanenza al potere. Il paradigma cosentino è, all'occhio di chi lo osserva, un reticolo sotterraneo di rapporti creatisi e sviluppatisi all'esterno della sua immagine pubblica, un intreccio di antiche amicizie e nuove alleanze, nate e consolidatesi all'ombra della terra dei Mazzoni, della terra dei Mazzoni, della terra dei Mazzoni, la terra dei Mazzoni, quella stessa terra che fino a 2 secoli fa era popolata più da bufale che non da esseri umani. Bufale che non da esseri umani.
all'interno di una così complessa e articolata ragnatela di rapporti che, come un fiume carsico, scorre al di sotto del mondo delle istituzioni, della politica, degli affari, degli affetti familiari, è possibile scorgere i profili sfuggenti e a volte grotteschi di personaggi che hanno attraversato la storia della Prima e anche della Seconda Repubblica, di noti faccendieri e di avventurieri senza arte né parte, di stimati accademici, di improbabili dottori. Il tutto ben mascherato dalla riservatezza di un personaggio che non ha mai amato i riflettori, e men che meno la curiosità da parte di certi giornali e giornalisti. Alla base della piramide c'è sicuramente il solito rapporto che nel corso degli anni Cosentino ha edificato e consolidato con alcuni tra i maggiorenti di Forza Italia, prima, e del Popolo della Libertà poi. In cima alla lista c'è Silvio Berlusconi. Le cui fortune politiche e le disgrazie giudiziarie corrono parallele a quelle del coordinatore regionale del partito in campagna da almeno 6 anni. Ma se il feeling con l'attuale inquilino di Palazzo Chigi rappresenta il vero asso della manica del parlamentare casalese, non meno fortunata e soprattutto feconda è stata l'amicizia con l'ex ministro dell'attività produttiva Antonio Marzano, il meno noto avvocato casertano Pasquale Vitale. Ex direttore del generale di Dicastero retto da Marzano, e più giù nel tempo quello con l'ex coordinatore nazionale del Movimento Azzurro Sandro Bondi, e quella andata in fumo dopo le elezioni dell'aprile 2006 con Elio Vito, il più fedele delle poste del Cavaliere. Anni strani, con un'elezione persa sul filo di lana e una gran voglia di rivincita, quelli che vanno dal 2006 al 2008, ed è proprio in quel periodo che Cosentino scopre il milanese. Il milanese in questione è Marco Mario Milanese, ex ufficiale della Guardia di Finanza, avvocato, professore, ordinario di diritto tributario, ma anche e soprattutto potente consigliere giuridico del guru dell'economia berlusconiana Giulio Tremonti. E poi fine prima parte della lettura del Casalese. Vosco News, periodica di inchieste di antimafia. Buonasera a chi ci ascolta. Buonasera dal Casalese, 100 autori editore.